Avete in programma qualche scherzo per il 1° aprile? La storia del mistero e del paranormale conta tantissimi casi di burle e bravate, alcuni meno riusciti, altri che hanno ingannato centinaia di persone e ai quali magari qualcuno crede ancora adesso. Ebbene, oggi vi accompagnerò in un viaggio alla scoperta di 10 scherzi particolarmente spaventosi per l'atmosfera che suscitano o per le conseguenze che hanno avuto, e ne parleremo oggi insieme a Strane Storie. Pronti a scoprire la mia personalissima classifica degli scherzi più spaventosi della storia? Alcuni vengono dal passato, altri sono abbastanza recenti, alcuni sono molto conosciuti, altri probabilmente saranno assolutamente nuovi per voi. Tutti però hanno una cosa da insegnarci, cioè che è molto facile lasciarsi ingannare quando chi vuole farlo riesce a toccare le corde giuste. E dunque siete pronti a partire? E bentrovati quindi naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e vi do il ben ritrovati, benvenuto insomma, a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ormai da anni ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità vicende, enigmi, storie, credenze ai confini del reale. Se volete unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, per esempio imparare anche voi a indagare misteri e magari, chi lo sa, collaborare con me, più avanti vi spiegherò come fare. E vi racconterò anche qualcosa su geniale 13 lezioni che ho imparato da un mago leggendario sull'arte di vivere e di pensare, il mio nuovo libro uscito per Feltrinelli e da qualche tempo ormai disponibile per tutti. Ma ora vediamo insieme i 10 scherzi più spaventosi della storia e iniziamo da qualcosa di realmente terrificante. Cominciamo la nostra rassegna con uno scherzo che potremmo definire d'autore. Il 20 dicembre 1845, su un giornale di New York, il Broadway Journal, esce un lungo articolo intitolato La verità sul caso di Mr. Valdemar. L'autore si presenta come un amico di Ernest Valdemar, un uomo ridotto in fin di vita dalla tubercolosi, che accetta di partecipare a un esperimento scientifico, farsi mesmerizzare in articulo mortis, cioè mentre si trova in fin di vita. Quando i dottori informano Valdemar che gli rimangono solo 24 ore di vita, l'autore si reca a casa sua con 2 infermieri, un uomo e una donna, e con uno studente di medicina che gli fa da assistente. Di nuovo il malato conferma di voler partecipare all'esperimento e così tutto ha inizio. Valdemar viene posto in uno stato di trance ipnotica e risponde alle domande che l'autore dell'articolo gli pone, mentre le sue funzioni vitali cominciano ad affievolirsi. Alla fine muore. Ma nel terrore generale l'uomo continua a rispondere alle domande anche dopo il trapasso, confermando ovviamente di essere morto. L'amico lo lascia in questo stato di trance per 7 mesi. Ogni giorno controlla le sue condizioni, a volte con l'aiuto di altri medici, e tutti confermano. Valdemar non ha più né il battito cardiaco né il respiro, la sua pelle ormai pallida e fredda. È indubbiamente morto, ma allo stesso tempo è rimasto sospeso sul confine tra la vita e la non vita. Passati i 7 mesi, l'autore dell'articolo racconta di avere cercato di risvegliare Valdemar. Alle domande questi risponde con una voce stentata e molto diversa dall'originale, perché le sue mascelle sono ormai serrate, ma riesce comunque a implorare l'amico di porre fine a questo supplizio. Questi, a sua volta, tenta allora di risvegliarlo. Uscendo dalla trance, però, il corpo del povero Valdemar supera quello stato di morte sospesa e procede finalmente verso un rapido processo di decadimento fisico, sciogliendosi in una disgustosa massa in putrefazione. Beh, inquietante, no? E in effetti l'articolo era stato scritto da un autore specializzato in storie da brivido. Pensate un po', Edgar Allan Poe, che l'aveva pubblicato in contemporanea sia sul Broadway Journal che su The American Review, 2 giornali con cui collaborava.
Poe non aveva indicato da nessuna parte che l'articolo era solo un racconto di fantasia e anzi aveva presentato il tutto come un genuino episodio di cronaca. La cosa però non ci deve stupire troppo. Nell'Ottocento era qualcosa che accadeva spesso. Non c'era la sensibilità che abbiamo oggi sulla correttezza dell'informazione e sulle fake news, per dire. Poi certo, anche oggi non sempre i giornali si comportano correttamente e purtroppo lo sappiamo molto bene. Ma almeno oggi c'è una consapevolezza diffusa sul fatto che certe cose non si possono proprio fare. Nell'Ottocento invece si era ancora un po' agli inizi del giornalismo, non c'erano ancora i codici deontologici e anche il fact-checking, diciamo così, non era un'attività molto diffusa. E quindi succedeva spesso che storie inventate di sana pianta venissero pubblicate come cronache autentiche. Lo stesso Edgar Allan Poe si è divertito più volte a farlo e si conoscono almeno 6 bufale d'autore firmate dallo scrittore. Oggi lo definiremmo un serial hoaxer, all'epoca però era una cosa abbastanza normale, come dicevamo. La verità sul caso di Mr. Valdemar fu uno di questi scherzi, forse uno di quelli più riusciti. Diversi lettori, infatti, presero la vicenda come un autentico resoconto medico. Thomas South, autore di un libro sul mesmerismo, si chiamava Early Magnetism in its Higher Relations to Humanity, prese la storia per vera e la considerò un caso di studio. Robert Collier, un magnetizzatore inglese che in quel periodo si trovava a Boston, scrisse una lettera a Poe e gli rivelò di avere riportato in vita nello stesso modo un uomo dichiarato morto, anche se dal resoconto sembra che si trattasse di un marinaio ubriaco che era rinvenuto grazie a un bagno caldo, più che alle cure di Collier. Diverse persone, tra cui almeno uno studente in medicina, gli scrissero per chiedergli se il fatto fosse davvero accaduto. Per qualche tempo Poe rispose scherzosamente ai suoi interlocutori, ma alla fine ammise la burla. Spostiamoci ora in Svizzera, al CERN di Ginevra, dove si trova il più grande acceleratore di particelle al mondo e dove migliaia di scienziati e ricercatori studiano la fisica elementare. Ma se il gigantesco laboratorio europeo servisse in realtà a mascherare una verità ben più inquietante? Nell'agosto del 2016, su YouTube, compare uno strano filmato intitolato Murder at CERN, omicidio al CERN. Emerge un video disturbante di sacrifici umani. Il filmato sembra ripreso da una finestra di notte. Si vedono diverse persone avvolte da un mantello nero o forse da tuniche con cappucci. Comunque sia, hanno la testa coperta come se volessero nascondere la loro identità. Queste persone si dispongono di fronte a una gigantesca statua. Una delle figure, che all'apparenza sembra una donna, si mette al centro della scena. Le viene tolto il mantello e viene fatta distendere a terra. Alla fine, uno degli officianti del rito si avvicina e pugnala la vittima. E lì il filmato finisce, nella concitazione di chi sta assistendo alla scena dalla finestra. Il video ovviamente raggiunge subito pagine e forum dedicati al cospirazionismo, dove si rincorrono inquietanti interrogativi. L'omicidio è reale? Cosa succede davvero nei meandri del CERN? Quale satanica divinità è coinvolta? Bisogna dire che il CERN è da sempre al centro di numerose teorie del complotto. Negli anni è stato accusato di provocare terremoti, di aprire portali verso altri mondi o di evocare l'anticristo. Nel 2008, 8 anni prima del nostro filmato, un fisico aveva addirittura fatto causa al CERN chiedendo di bloccare il programma di esperimenti con l'LHC, il grande acceleratore di particelle, che in quel periodo era ancora in costruzione. Sosteneva costui che con l'energia raggiunta dai fasci di particelle si sarebbero prodotti microbuchi neri in grado di scatenare una reazione a catena che avrebbe inghiottito il nostro stesso pianeta. Ipotesi assolutamente allarmistiche, a cui fisici teorici di tutto il mondo avevano risposto con dati e calcoli alla mano che dimostravano come le preoccupazioni fossero un tantino infondate. E possiamo dire che sicuramente avevano ragione loro, perché da quando il Large Hadron Collider è entrato in funzione, nell'autunno del 2008, non è successo niente di quanto temevano i complottisti. Tutto questo era solo per dire che nel 2016, quando è uscito il filmato del presunto sacrificio rituale, il CERN era già da anni al centro di teorie che gli occhi di molti gli davano un'aura un po' oscura. Aggiungiamo poi un altro elemento.
Come ogni centro di ricerca di alto livello, al CERN, non si può accedere liberamente ai laboratori, a meno di non essere autorizzati. Chi vuole può partecipare alle visite organizzate, ovviamente, ma non si può curiosare liberamente ovunque e occorre dare il proprio nome all'ingresso. Tutto indica quindi che il rituale fosse stato organizzato da qualcuno di interno alla struttura che ospitava e ospita tuttora diversi ricercatori da tutto il mondo, Italia compresa. Ma come l'ha presa la dirigenza del CERN? Ovviamente il filmato raggiunse immediatamente tutti i maggiori quotidiani del mondo e in molti contattarono i laboratori per chiedere spiegazioni. Un portavoce dovette intervenire sui giornali per spiegare che il filmato non era stato autorizzato e che era stata avviata un'indagine interna per capire da dove venisse. In ogni caso, si trattava di uno scherzo. Nessuna persona era stata davvero sacrificata al CERN. Semplicemente i laboratori ospitavano molte persone e a volte qualcuno si faceva prendere un po' troppo la mano con gli scherzi. E in più bisogna dire che la statua del filmato non ha niente di inquietante, rappresenta il dio Shiva ed è una delle tante opere d'arte che sono presenti nei vialetti e negli edifici che fanno parte del centro di ricerca. Venne donata dal governo dell'India al CERN per celebrare la collaborazione e fu scelta per l'analogia tra la danza cosmica di Shiva e quella delle particelle elementari. Queste spiegazioni comunque non sono bastate ai teorici del complotto che continuano a pensare che il filmato sia autentico e che nei sotterranei del CERN si celebrino strani rituali. Ancora di recente, i sostenitori di QAnon, quella teoria del complotto di cui già abbiamo parlato in diversi video, nel creare le loro complicatissime trame e mappe del Deep State, hanno incluso il CERN e la sua statua di Shiva tra i cattivi, anche per colpa di filmati come quello che avete visto, e dire che era semplice goliardia. Nella storia dell'ufologia ci sono state innumerevoli burle, scherzi e bravate, alcune di queste le abbiamo raccontate qui sul mio canale. Ne abbiamo traccia fin dal 1947, l'anno del celebre avvistamento di Kenneth Arnold. Molte, soprattutto negli anni 50, cercavano di simulare l'effetto di un atterraggio marziano per vedere di nascosto l'effetto che fa, come diceva Iannacci. Il guaio è che allestire le apparizioni dei marziani era complicato. Bisognava mettere in scena anche i dischi volanti o quantomeno qualche aggeggio tecnologico. E così, fin dall'inizio, diversi sedicenti alieni si accontentarono di girare il mondo senza astronavi. Entravano nelle camere da letto altrui, si mostravano di notte lungo le strade, spaventavano contadini e passanti, ma andavano a piedi, senza ingombranti mezzi di trasporto. I più volenterosi, invece, riuscivano ad allestire veri e propri dischi più o meno artigianali. Un esempio italiano: a Tradate, in provincia di Varese, la sera del 28 ottobre 1954, un gruppo di giovani si travestì da extraterrestre con tanto di disco fatto con alcuni teli di plastica. Non andò benissimo, furono bersagliati da pomodori e verdura mentre cercavano di intimorire quelli che abitavano nei pressi del locale campo di calcio su cui avevano allestito la loro farsa. A dire il vero, però, non occorre aspettare i dischi volanti per ordire scherzi su strane cose in cielo. Un esempio abbastanza elaborato e abbastanza spaventoso per chi vi assistette è quanto accadde sui cieli dell'Inghilterra il 6 settembre 1926. Quella sera, da diverse località furono notati strani fenomeni aerei. Scoppi, bagliori, esplosioni dividero in parecchi e in diversi si spaventarono. Per tranquillizzare gli animi, i giornali provarono a chiedere lumi agli astronomi. Qualcuno si sbilanciò ipotizzando fossero stati fulmini globulari. Altri pensarono alla frammentazione di una grossa meteora nell'atmosfera, ma non si trattava di niente del genere. Il 25 settembre il quotidiano londinese Daily Mail fornì la chiave per svelare il mistero. Un fotografo che lavorava in città si era presentato presso gli uffici del quotidiano raccontando di essere lui l'artefice dei fenomeni. Lo aveva fatto un po' per farsi pubblicità e un po' per divertirsi. Nel suo studio aveva ancora della vecchia polvere di magnesio, no? Di quella che si usava una volta per i lampi degli scatti fotografici, poi sostituiti dal flash. E così mise in piedi il suo scherzo. Mescolò il magnesio a polvere nera leggermente inumidita fino a raggiungere il peso di circa un chilo e la mise in un sacchetto. Poi
legò l'involucro ad alcuni palloncini e collegò il tutto a una miccia della durata di una ventina di minuti. Infine, da tre località diverse, alcuni suoi amici fecero decollare i palloni pieni di elio, legati fra loro a gruppi di sei. Risultato? Luci abbaglianti, detonazioni violente, polvere nera incendiata che si spargeva nell'aria sibilando e creando l'illusione o dando l'impressione, insomma, di lunghe scie di scintille. Ecco, potete immaginare la preoccupazione generale. Non sappiamo se in Gran Bretagna al tempo ci fosse qualcosa di paragonabile a quello che il nostro codice penale chiama procurato allarme, ma a giudicare dalla storia sembra che il nostro uomo non ebbe alcun problema con le autorità. Quello che è certo è che per gli scherzi sulle cose strane nel cielo non c'è bisogno di aspettare il 1947. Il fotografo londinese e molti altri come lui ci avevano pensato già molto tempo prima. Verso la fine del 1803, un quartiere di Londra, Hammersmith, era in subbuglio. Diverse persone raccontavano di aver visto un fantasma o addirittura di essere state aggredite da esso. Due donne riferirono ai giornali di essere state spaventate da uno spettro urlante nelle vicinanze di un cimitero. Un operaio, che rientrava dal turno in fabbrica, disse che era stato quasi strangolato dallo sconosciuto. In molti si fecero avanti per dichiarare ai giornali di aver incontrato il fantasma che circolava per le strade, avvolto da un sudario. La cosa, in breve, finì su tutti i giornali, mentre tra la gente del posto montava la paura. Le descrizioni dell'essere, a dire il vero, variavano a seconda dei testimoni. Qualcuno descriveva lo spettro come alto e vestito interamente di bianco. Altri dichiaravano che aveva un abito di pelle, con le corna e con grandi occhi di vetro. Ma questo non deve stupire poi troppo, dobbiamo immaginarci una figura spaventosa che compariva all'improvviso davanti ai passanti mettendoli in fuga. Difficile che questi si soffermassero troppo a guardarlo e a notare i dettagli. In casi del genere le testimonianze, lo sappiamo molto bene, sono sempre da prendere con le pinze. I giornali poi iniziarono a pubblicare ogni tipo di diceria, ogni resoconto non verificato, ogni invenzione. Raccontarono ad esempio che due donne erano morte per lo shock e lo spavento, in seguito all'apparizione, ovviamente, una circostanza che però non ha nessun riscontro storico. Quasi subito, comunque, il fantasma di Hammersmith venne identificato con lo spirito di un uomo morto suicida un anno prima. Chiaramente un'anima in pena, dal momento che all'epoca chi si toglieva la vita non poteva riposare in terreno consacrato. In questo clima, dunque, di terrore, in cui molti non osavano più nemmeno uscire di casa, le cose presero una piega inaspettata. Le autorità erano restie a occuparsi del problema, anche perché all'epoca Londra non disponeva ancora di un corpo di polizia organizzato. I bobbies londinesi sarebbero stati istituiti solo nel 1829. E così alcuni abitanti di Hammersmith si riunirono in un comitato e iniziarono a pattugliare le strade con una ronda, se non per catturare il fantasma, almeno per metterlo in fuga e proteggere i concittadini spaventati. Tra i partecipanti a queste ronde notturne c'era anche Francis Smith, un 29enne con un rispettabile impiego pubblico come esattore delle imposte. Armato di fucile, la sera del 3 gennaio 1804 Smith incontrò il fantasma, uno spettro vestito di bianco che gli si avvicinò con fare spaventoso. L'uomo non ci pensò due volte e subito aprì il fuoco. Quello che crollò a terra però non era affatto un fantasma, era Thomas Millwood, un muratore che indossava ancora il grembiule e gli abiti bianchi tipici del suo mestiere. Insomma, un povero diavolo che non c'entrava niente e per cui non ci fu nulla da fare. Morì quasi immediatamente per il colpo d'arma da fuoco. Il proiettile gli aveva trapassato la mascella e aveva raggiunto il midollo spinale. A quel punto si aprì una lunga controversia giudiziaria che è rimasta nella storia della giurisprudenza britannica. Smith si difese spiegando che quando aveva sparato era davvero convinto di essere di fronte a un fantasma. In ballo c'erano i limiti della legittima difesa, la punibilità dei reati senza dolo e l'importanza delle convinzioni personali a fronte degli elementi oggettivi del caso. Senza entrare troppo nei dettagli di questa controversia, basti sapere che alla fine il tribunale condannò Smith all'impiccagione, ma si appellò alla corona che gli diede la grazia,
convertendo la pena di morte in un anno di lavori forzati. E il fantasma, direte voi? Beh, quello era stato uno scherzo, un tragico scherzo a giudicare da come finirono le cose. Il morto che fingeva di essere un fantasma era in realtà vivissimo, si chiamava John Graham ed era il calzolaio del quartiere. Venne lo scoperto qualche mese dopo e a quanto pare non venne mai denunciato o indagato per essere stato l'artefice di tutto quel trambusto. Lui, a quanto pare, aveva iniziato a impersonare lo spettro per vendicarsi dei suoi apprendisti che avevano terrorizzato i suoi figli con i racconti di fantasmi. E così aveva pensato di spaventarli a loro volta, travestendosi con un lenzuolo. Ora, a noi oggi sembra assurdo che una persona possa mascherarsi da fantasma e andare in giro a impaurire la gente. Eppure un tempo succedeva costantemente. È un fenomeno che è stato molto studiato dagli storici e da chi si interessa di folklore moderno. In Inghilterra, dove le cronache dei giornali riportano tantissimi casi del genere, si chiamava playing the ghost, impersonare il fantasma. Era uno scherzo classico e non sempre finiva bene. Episodi di questo tipo avvennero anche nel nostro paese, due esempi per tutti. Nel 1880 ad Aosta un soldato cercò di spaventare un commilitone che era di turno di guardia, fingendosi uno spettro. L'altro vide l'ombra che agitava le mani e gli sparò, uccidendolo sul colpo. Nel 1855 fu invece la vittima ad avere la peggio, ed è una vittima illustre, il marchese Massimo D'Azeglio, uno dei protagonisti del Risorgimento italiano. Mentre si trovava in vacanza presso uno stabilimento idroterapico del Piemonte, si scontrò con un giovanotto che faceva il fantasma, con un lenzuolo e una lanterna a base di sali e alcol. Ma il lenzuolo prese fuoco e l'alcol finì in faccia al politico, bruciandogli capelli e sopracciglia. Molto più ustionato che spaventato, Massimo D'Azeglio riuscì a guarire solo dopo diverse settimane. In questo clima forse si può inserire anche il nostro fantasma di Hammersmith, convinto di dare una lezione ai suoi apprendisti. Poi forse la cosa gli scappò di mano, forse ci prese gusto e decise di continuare la carnevalata, forse semplicemente la voce si diffuse più di quanto non avesse immaginato e così qualcuno iniziò a imitarlo ed era nato così il fantasma di Hammersmith, un tragico scherzo finito nel peggiore dei modi. '31 ottobre 1992, la notte di Halloween, una notte in cui i peggiori incubi sembrano potersi avverare, specie se siete inglesi e guardate la BBC. Quella sera sulla TV britannica, infatti, andò in onda Ghost Watch, uno speciale su una casa infestata di Northolt, nella periferia di Londra. Il programma era presentato come un'indagine in diretta su un caso di poltergeist. C'erano i presentatori in studio, gli esperti collegati via satellite e gli inviati speciali sul posto. In realtà era tutta una messa in scena. Lo show era stato scritto e girato da Stephen Volk alcune settimane prima e la trama era assolutamente inventata. Gran parte del pubblico però non se ne accorse. Allo scherzo si erano prestati anche personaggi del calibro di Sir Michael Parkinson, un volto storico famosissimo della BBC, che presentava il caso dallo studio televisivo. Riconoscendo l'anchorman, ben pochi dubitarono che fosse un vero reportage giornalistico. Però la trama avrebbe dovuto mettere sul chi va là. Ghost Watch era costruito come un lento crescendo verso l'horror, partendo da un'atmosfera abbastanza giocosa e elementi decisamente spiegabili che, man mano, scivolavano sempre più nel paranormale. Se avete presente il caso del poltergeist di Enfield, a cui abbiamo già dedicato un altro video a cui vi rimando, probabilmente noterete diverse somiglianze con la presunta vicenda di Northolt. La casa è abitata da una madre single, Pam Early, e dalle sue due figlie, Suzanne e Kim. Le tre spiegano alle telecamere di aver assistito a strani fenomeni fin dal 1991, strani rumori metallici, mobili e piccoli oggetti che si muovevano da soli, apparizioni e chissà che altro. Avevano dato anche al poltergeist il soprannome di Pipes, tubi, a causa del suono con cui di solito si manifestava. Nel corso della serata lo spirito si manifesta, anche lì con fenomeni sempre più eclatanti, tutti ovviamente documentati dalle telecamere, e così si assiste all'apparizione di una macchia bagnata sul tappeto,
poi strani rumori nelle pareti, infine graffi sul corpo di Suzanne. L'intervista a un vicino di casa svela alcuni retroscena inquietanti sulla storia della casa. L'ex proprietario era morto impiccato proprio in quella casa, racconta. Sosteneva di essere stato posseduto dallo spirito di una donna del XIX secolo, una baby farmer, come si chiamavano all'epoca le donne che allevavano bambini per conto di altri. Questa donna aveva però ucciso molti dei minori che le erano stati affidati e il suo spirito aveva iniziato a tormentare anche l'ex proprietario della casa. Tanto per aggiungere un ulteriore tocco horror alla vicenda, l'uomo possedeva 12 gatti e quando era morto i gatti erano rimasti chiusi in casa senza cibo, riducendosi a mangiare il cadavere del loro ex proprietario. Parkinson, dallo studio televisivo, tenta di liquidare velocemente il tutto, ma i fatti prendono una piega sempre più incredibile quando altre persone chiamano per testimoniare le apparizioni di Pipes. Uno degli esperti di paranormale si rende conto che la trasmissione ha agito come una sorta di seduta spiritica su scala nazionale e che il poltergeist sta prendendo sempre più forza. Il finale ve lo risparmio. Bambine possedute, persone che scappano dalla casa in preda al panico, miagoli inquietanti che escono dalle pareti, luci che esplodono. In sostanza, lo spirito di Pipes si è ormai liberato e prende possesso degli studi televisivi e dello stesso Parkinson. Insomma, un classico film horror di serie Z, ma presentato come un documentario. Però lo scherzo ebbe qualche conseguenza. Molti spettatori si spaventarono sul serio e telefonarono alla polizia per chiedere rassicurazioni. La BBC fu accusata di comportamento irresponsabile, ricevette circa 30.000 chiamate di protesta. Tra gli arrabbiati, a quanto pare, c'era anche la mamma di Parkinson. Le polemiche aumentarono quando 5 giorni dopo la messa in onda un ragazzo 18enne con problemi psichiatrici si suicidò. La famiglia sostenne che era colpa del programma. L'impianto di riscaldamento della casa era difettoso e provocava rumori nei tubi, simili a quelli dello show. Da allora, a quanto pare, il ragazzo era diventato sempre più ossessionato dai fantasmi. Gli autori di Ghostwatch dovettero comparire di fronte alla Broadcasting Standards Commission, che fece notare come la natura del programma non fosse stata adeguatamente segnalata e come diversi elementi traessero in inganno. Una degli inviati, per esempio, era una nota conduttrice di programmi per bambini. Ghostwatch passò alla storia come il programma più controverso mai prodotto dalla BBC. Niente male per uno scherzetto di Halloween. Possono i bagliori di un semplice falò acceso per scherzo essere presi per l'avvento della fine del mondo? Possono, se siamo nel 1910, nel pieno delle paure legate al passaggio della cometa di Halley. La cometa di Halley, infatti, è una cometa periodica, passa nelle regioni interne del Sistema Solare ogni 76 anni circa e in quelle occasioni diventa uno spettacolo per noi terrestri. Magari qualcuno tra voi avrà assistito al suo ultimo transito, quello del 1986, quando migliaia di astrofili ebbero l'occasione di osservarla e fotografarla. Ma il suo precedente passaggio, quello del 1910, generò decisamente meno entusiasmo. Tutto iniziò con una scoperta scientifica. Nel febbraio del 1910 il New York Times annunciò che l'osservatorio Yerkes, che allora era all'avanguardia, aveva scoperto la presenza di cianogeno nella coda della cometa. Si trattava di un composto inorganico, tossico, allo stato gassoso, che oltretutto era in grado di decomporsi in cianuro. Nella coda della cometa ne era stata individuata una quantità minima, certo non sufficiente per creare problemi agli abitanti della Terra. I giornali però spararono la notizia in prima pagina e potete immaginare come andò a finire. In breve si scatenò in tutto il mondo una vera e propria paura collettiva che è stata molto studiata dai sociologi della scienza. Moltissime persone erano terrorizzate anche nel nostro paese. Nel maggio del 1910 la Terra sarebbe stata investita dalla coda velenosa della cometa e sarebbe stata la fine per il genere umano, così dicevano anche i nostri giornali. Tanto per capire il clima di quei giorni, la notte del 18 maggio una folla si radunò davanti al collegio dei Salesiani di Varazze, in provincia di Savona, chiedendo a gran voce che la chiesa fosse aperta per pregare in attesa della fine.
A Torino, invece, si stampava una preghiera per impedire lo sfasciarsi del corpo celeste, mentre a Palermo furono esposte ovunque statue di Santa Rosalia, patrona della città, anche se qui una bambina aveva detto alla maestra di aver visto la santa e che questa le aveva assicurato che avrebbe tenuto lei la coda della cometa. Molti corsero invece a fare incetta di bombole di ossigeno, causando problemi seri a chi ne aveva davvero bisogno per motivi medici. Altri invece organizzarono spettacoli pirotecnici e feste a tema per divertirsi prima dell'apocalisse. Intanto sui giornali si rincorrevano notizie di strani effetti dovuti al passaggio della cometa, incidenti, persone impazzite per l'imminente fine del mondo. Si arrivò persino a parlare di un sacrificio umano sventato in Oklahoma, ma si trattò probabilmente di una bufala di qualche cronista. I giornali, da parte loro, arrivarono a chiamare cometite quell'epidemia di paure infondate. In tutto questo, come immaginerete, si inserirono anche diversi scherzi da parte dei burloni di turno. Alcuni erano sostanzialmente innocui. Alcuni ristoratori lombardi si misero a servire spezzatini alla Halley e torte al cianogeno. Davanti al Duomo di Milano sfilò invece un'allegra compagnia di 10 persone, tutti travestiti da astronomi e con le barbe lunghe, intenti a fiutare l'aria per avvertire per primi il puzzo del gas. Qualcosa di molto simile accadde anche a Roma, dove in via Cavour si presentarono alcuni giovani vestiti di nero che trascinavano un finto telescopio formato in realtà da un tubo di ferro. Finì sequestrato dagli agenti della polizia. Altri scherzi, come dicevamo, causarono qualche preoccupazione in più. In una frazione di Prato, intorno al 18 maggio, molta gente si riversò in strada presa dal terrore. All'orizzonte si vedeva uno strano bagliore, come una colonna di fuoco. Secondo la Gazzetta del Popolo, la popolazione fu presa da un enorme spavento. Si abbracciava, gridava, ora moriamo tutti, eccoci alla fine del mondo. La paura durò fino a quando alcune persone, un po' meno terrorizzate delle altre, si incamminarono in direzione della luce e lì videro che si trattava semplicemente di un falò. I burloni avevano appiccato il fuoco a una grande catasta di steli di Gran Turco. Ancora uno scherzo si svolse la stessa sera a Trani, in Puglia. Un gruppo di buontemponi fece piovere sassi sul tetto di un cinema rimasto aperto fino a tardi. Quelli che si trovavano nel locale, scambiandoli per meteoriti, si misero a urlare e a scappare. Infine a Napoli, nella notte fra il 18 e il 19 maggio, una mano anonima versò su alcuni marciapiede del centro delle bottigliette contenenti mandorle amare, il cui odore avrebbe dovuto ricordare quello del cianogeno. Qualcuno si spaventò, ma lo scherzo fu subito scoperto e, stando al quotidiano La Stampa, finì tutto con una grande risata. Scherzi e bufale ce ne furono tantissime nella storia della radiofonia. Tutti conosciamo ovviamente la storia della Guerra dei Mondi, la trasmissione che Orson Welles mise in scena il 30 ottobre 1938 e che raccontava l'invasione marziana del New Jersey. Oggi sappiamo che il panico di cui parlarono i giornali fu largamente esagerato dalla stampa, che vedeva in quel nuovo mezzo di informazione, la radio per l'appunto, una pericolosa concorrente. Ma quella non fu certo l'unica volta che uno scherzo radiofonico rischiò di finire male. Uno degli episodi più gravi riguardò proprio una riproposizione della Guerra dei Mondi di Orson Welles, che andò in onda il 12 febbraio 1949 in Ecuador e venne trasmessa su Radio Quito, una stazione di proprietà del maggior quotidiano del paese, El Comercio. Il regista Luis Ramón Gómez annunciò che invasori spaziali stavano avanzando dalla costa verso la città, armati di raggi mortali. Quando gli ascoltatori capirono che era uno scherzo, la presero male, anzi malissimo. La folla attaccò la sede dell'emittente e la incendiò. Il bilancio fu di circa 21 morti. Gomez si salvò a stento, col volto ustionato, e fu costretto a fuggire in Argentina, dove fu ricoverato a lungo presso l'ospedale britannico. Nella storia della radiofonia però ci sono anche scherzi più divertenti. Uno di questi andò in onda in Giappone nella primavera del 1947. In quegli anni il Giappone era ancora sotto l'occupazione delle forze alleate che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale e a Tokyo trasmetteva la WVTR, un'emittente radio in lingua inglese, che si rivolgeva alle forze armate presenti nel paese. Il 29 maggio 1947 però tutte le trasmissioni vennero sospese per una notizia sconvolgente. Un mostro
era uscito dalle acque dalla baia di Tokyo e si dirigeva verso la città. Era alto 20 piedi, circa 6 metri, ed era simile a un drago. Per circa un'ora la radio andò avanti ad aggiornare i suoi ascoltatori con bollettini sempre più concitati. Il mostro devastava edifici, aveva fatto deragliare un treno e continuava ad avanzare inarrestabile. Le forze armate avevano provato a fermarlo, ma sembrava immune ai proiettili. Anche lanciafiamme, bombe al fosforo sembravano servire a poco. I carri armati erano costretti a ripiegare. La radio chiedeva agli ascoltatori di barricarsi in casa e di lasciare libere le linee telefoniche per eventuali chiamate di emergenza, mentre trasmetteva i suoni della battaglia, urla di panico, spari, esplosioni. Inutile dire che non c'era nessun mostro uscito dalle acque della baia. Era uno scherzo, un semplice scherzo escogitato dall'emittente per festeggiare il suo 5° compleanno. Avevano iniziato le trasmissioni in piena Seconda Guerra Mondiale. Dopo circa un'ora dall'annuncio dell'invasione, gli speaker rivelarono la burla. Uno di loro si identificò come il caporale Jim Carnahan di Chicago e affermò di volersi avvicinare al mostro. A questo punto la bestia si fermò e parlò agli spettatori in falsetto, congratulandosi con la radio per il suo 5° anniversario. La frittata però era fatta. Molti militari avevano creduto alla bufala ed erano corsi a informare i superiori o a telefonare al quartier generale dell'esercito. Questi ovviamente cadevano dalle nuvole, ma si erano messi freneticamente in cerca di informazioni. Alla polizia di Tokyo fu detto di stare in allerta, pronti a combattere il mostro. La stazione inoltre era gestita dagli americani, ma sul suolo giapponese erano presenti anche le truppe di occupazione britanniche. Un ufficiale inglese informò subito gli alleati che i suoi uomini erano pronti a unirsi alla battaglia. Ovviamente la storia non piacque per niente alle autorità statunitensi, anche perché nessuno aveva pensato di informare gli ufficiali dello scherzo. Lo staff della radio si giustificò dicendo che non volevano rovinare la sorpresa. Lo scherzo quindi andò a finire maluccio per i suoi autori. Il giorno dopo la trasmissione, 5 uomini, tra cui il direttore della WVTR, l'autore della sceneggiatura e lo speaker, vennero sollevati dalle loro funzioni in attesa di un'indagine. Alcuni di loro vennero successivamente trasferiti in Corea, dove di lì a poco sarebbe scoppiata la guerra. E quanto allo scherzo del mostro marino, c'è chi ha ipotizzato che sia stata una delle fonti di ispirazione per il film Godzilla, che uscì nei cinema giapponesi nel 1954. La pellicola venne rieditata e americanizzata 2 anni dopo, diventando un successo globale. La trama, in effetti, presenta diverse analogie con la trasmissione della WVTR. Anche nel film, il mostro emerge dalla baia di Tokyo e inizia subito a devastare treni e abitazioni. Gli sceneggiatori però non hanno mai confermato l'ipotesi e potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza. E dalla criptozoologia mondiale passiamo a quella nostrana. Anche in Italia ci sono stati scherzi e burle basate sui mostri. Un caso interessante e quasi sconosciuto è quello che accadde nel 1935 a Milano. Quell'anno, il 14 luglio, era stata una domenica afosa e molti erano scappati dalla grande città per invadere bagni, piscine e laghetti del circondario. Qualcuno aveva raggiunto la località Morsenchino nei pressi dell'idroscalo, una zona che adesso è inglobata nella periferia di Milano, ma che all'epoca era il posto ideale per i milanesi in cerca di fresco. Era lì che il Lambro si disperdeva in piccole anse in mezzo alla boscaglia e fu lì che alcuni ragazzi videro emergere dall'acqua uno strano e grosso bestione, con la testa di coccodrillo, grosse pinne dorsali e coda mobile. Era una specie di caimano che immediatamente provocò il fuggi-fuggi generale. La notizia corse subito tra i bagnanti e ovviamente si deformò nel passaparola. Alcuni assicuravano che il caimano aveva un collo breve, occhi diabolici e fauci pronte, con protuberanze sulla schiena e coda simile a quella delle sirene. Altri raccontavano che era più simile a uno squalo e aggiungevano di averlo visto tuffarsi e poi riemergere all'improvviso per farsi trasportare dalle onde. In moltissimi presero armi e bagagli e tornarono da dove erano venuti, meglio la calura estiva in casa ai mostri fluviali. Altri invece accorsero alle rive per cercare di vedere dal vivo il mostro. C'era persino chi voleva organizzare una battuta di caccia o di pesca, se preferite. A risolvere il mistero fu invece il vice commissario del quartiere di Porta Vittoria,
che si trovava lì in zona ed era poco convinto dell'esistenza della belva. Si mise a battere le rive del fiume e individuò un cinquantenne che sembrava divertirsi un mondo ad ammirare il panico della folla. Nelle sue tasche il vice commissario trovò finalmente il mostro, un animale di gomma gonfiabile, un semplice gioco da spiaggia a forma di lucertolone. Il burlone lo aveva gonfiato, lo aveva messo a galleggiare in acqua e lo pilotava da una certa distanza grazie a una cordicella, imprimendogli movimenti minacciosi, facendolo scomparire e riapparire. Terminato lo scherzo, poi aveva ripiegato il tutto, l'aveva messo via e scoperto l'uomo confessò la burla al dirigente di pubblica sicurezza, mostrandogli anche il metodo usato per far muovere il mostro, anche se la dimostrazione avvenne ovviamente a una certa distanza dal luogo iniziale e da altre persone per non generare ulteriori equivoci. Lo scherzo fu di breve durata e non generò poi troppi problemi, a parte la fuga dei più impressionabili. Se in molti ci credettero però, è anche perché in quel periodo i mostri acquatici erano sulla bocca di tutti. Due anni prima, nel 1933, una coppia aveva avvistato un enorme animale nelle acque del Loch Ness in Scozia. La storia era diventata un fenomeno globale, con testimonianze di dinosauri lacustri, avvistati in Francia, in Svezia, in Russia, in Norvegia e a Milano, perché anche Milano, tutto sommato, si meritava il suo mostro criptozoologico e c'era un burlone pronto a dargli vita. Volete vedere una scimmia marziana? Potete farlo in un piccolo museo dedicato alle scienze forensi all'interno del Georgia Bureau of Investigation Crime Lab di Decatur, negli Stati Uniti. Per la verità la scimmia non era davvero marziana, ma per un po' fu spacciata per un alieno. Tutta colpa di due barbieri e di un macellaio di Atlanta, in Georgia, che avevano escogitato un crudele scherzo sulla moda del momento, neanche a dirlo, gli UFO. L'8 luglio 1953, i tre, che si chiamavano Edward Waters, Tom Wilson e Arnold Payne, chiamarono la polizia della zona dicendo di aver investito uno strano animale di colore verde che aveva attraversato loro la strada. Altri due esseri simili al cadaverino invece erano saltati a bordo di un'astronave ed erano scappati. Quanto al velivolo, i testimoni raccontarono che aveva la forma di due scodelle contrapposte, emetteva un'intensa luce rossa ed era schizzata via verso il cielo, lasciando anche segni di bruciatura sull'asfalto. La gente riferì la cosa ai superiori, ma lasciò il corpo dell'extraterrestre ai tre, che lo misero in frigorifero e chiamarono i giornali. Per giorni e giorni tutti parlarono dell'extraterrestre morto in Georgia e la notizia arrivò anche sui quotidiani italiani. Del caso si interessò pure l'FBI, ma lo scherzo non durò a lungo. Quando il corpo fu confiscato e fatto esaminare, si capì che il marziano era una povera scimmietta cappuccina morta. I tre confessarono che l'avevano uccisa poco dopo averla acquistata in un negozio di animali. Le avevano tagliato la coda e rimosso il pelo con una crema depilatoria. E infine l'avevano pitturata di verde con un colorante vegetale. Ed Waters confessò che l'aveva fatto per vincere una scommessa da $10 con i suoi amici. Voleva dimostrare che la sua creazione sarebbe stata scambiata per un vero extraterrestre. L'uomo venne multato di $40 per intralcio alla circolazione stradale, ma evitò il processo per crudeltà sugli animali a causa di un problema di giurisdizione. La Great Monkey Hoax del 1953 è un episodio importante nella storia dell'ufologia. Quell'anno vennero realizzati tantissimi film sui dischi volanti, conseguenza dell'ondata di avvistamenti UFO dell'anno prima. In pochi mesi uscirono nelle sale almeno 16 pellicole a tema, tra cui successi come La guerra dei mondi, Il fantasma dello spazio e Gli invasori spaziali. Le astronavi extraterrestri erano sulla bocca di tutti e lo scherzo di Waters, Tom Wilson e Harold Payne è conseguenza di questo clima. Uno scherzo spaventoso a suo modo, quantomeno per la crudeltà sulla povera scimmia che sicuramente non meritava quello che le capitò. E terminiamo con una storia che ci riporta agli inizi dell'era di Internet, una vicenda che è partita forse come uno scherzo e si è trasformata poco a poco in una leggenda metropolitana. La vicenda si svolge in Russia, dove una squadra di ingegneri guidata da un certo Mr. Atsakov sta scavando un pozzo profondissimo.
Arrivati a 14 km e mezzo sotto il livello del suolo, le trivelle incontrano una cavità. Incuriositi, gli ingegneri decidono di calare un microfono e alcuni sensori, li isolano termicamente per proteggerli dalle alte temperature del pozzo e registrano i rumori del sottosuolo. Il risultato? Quando riascoltano il nastro, rimangono terrorizzati. Nella registrazione si sentono le urla di migliaia, forse milioni di esseri umani che stanno gridando. La temperatura raggiungeva i 2000 gradi. Negli anni sono stati fatti diversi tentativi di rintracciare l'origine di questa storia. Alla fine degli anni 70 i russi stavano effettivamente scavando un pozzo super profondo nella penisola di Kola, nell'ambito di alcune ricerche nel campo della geofisica. Nel 1979 lo scavo divenne il punto più profondo mai raggiunto dall'uomo sotto la superficie terrestre. Non raggiunse mai i 14 km, comunque si fermò prima, circa 12, dove le trivelle incontrarono insolite formazioni geologiche e una temperatura di 180 gradi centigradi. Poi, qualche anno dopo, cominciò a circolare la leggenda del Pozzo dell'Inferno. Si sa che nel 1989 un'emittente radio cristiana, la Trinity Broadcasting Network, mandò in onda la vicenda, tutta questa storia, spiegando che gli scienziati avevano scoperto l'effettiva esistenza dell'inferno e che lo avevano fatto grazie al pozzo super profondo della penisola di Kola. A quel momento la storia cominciò a viaggiare in tutto il mondo grazie a bollettini e riviste di orientamento cristiano fondamentalista. Raggiunse internet almeno a partire dal 1995 e cominciò a circolare con allegato un file audio che si diceva fosse quello originale, registrato dal team di ricerca russo. Nel 1992 venne pubblicata anche sul famigerato Weekly World News, tabloid americano che abbiamo già incontrato per altre storie improbabili, che rilancia e che rilanciava ogni genere di vicenda assurda. Nella sua versione decisamente più patriottica, la scoperta veniva effettuata grazie a un pozzo petrolifero in Alaska. Ciliegina sulla torta, il diavolo in persona usciva dalla cavità infernale e uccideva 13 addetti all'impianto. La storia del Pozzo dei Dannati ha avuto negli anni centinaia di rilanci, è circolata come catena di Sant'Antonio e ha avuto decine di smentite. È molto probabile comunque che la leggenda sia nata come uno scherzo decisamente sfuggito di mano. Chi ha creato il file audio, quantomeno, sapeva di realizzare un falso. Qualcuno ha ipotizzato che le urla provengano dalla colonna sonora di un film horror italiano, Gli orrori del castello di Norimberga, diretto da Mario Bava nel 1971. La comparazione tra le due tracce audio non dà lo stesso risultato, ma comunque è evidente che si tratta di un pezzo ripetuto più volte in loop. L'inferno dei dannati, insomma, è un po' troppo ripetitivo per essere reale. E così siamo arrivati alla conclusione di queste 10 stranissime vicende, 10 scherzi che hanno avuto dei finali non sempre allegri. Grazie dunque a voi, grazie ai naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido tanti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro e molto altro, e grazie ai quali è possibile realizzare questo e tutti gli altri video che condivido gratuitamente con voi. Potete leggere i loro nomi in coda a questo video e se anche voi verrete sull'isola, deciderete di sostenere i nostri progetti, potrete leggere anche il vostro. Ringrazio anche chi arriva su Tipeee e ci sta aiutando a costruire un giro di incontri per l'Italia con i naviganti. E vi ricordo naturalmente anche il mio nuovo libro, Geniale, in cui racconto quello che James Randi, mio maestro, mi ha potuto insegnare. E in particolare vi spiego brevemente perché è importante coltivare le proprie passioni. La seconda lezione è dedicata proprio alle passioni, no? Quanto coltivare, riuscire a coltivare le proprie passioni può davvero trasformare la vita di una persona. Io sono stato veramente molto fortunato perché la mia passione da bambino era quella di inseguire tutto quello che era misterioso, ma allo stesso tempo cercare di capire come stavano le cose per davvero e sfatare miti e false leggende. E quindi aver avuto questa possibilità di studiare con una figura come James Randi e quindi avere la possibilità di rendere la passione quello che poi è diventato effettivamente il mio lavoro è una di quelle fortune che probabilmente non capitano spesso, ma riuscire comunque a trovare il modo per cui ciò che ci appassiona non resta confinato in un angolo, ma
magari un po' alla volta, no? Con il tempo e con la passione, naturalmente, lo si riesce a trasformare in un'attività anche collaterale a quella lavorativa, non deve diventare per forza il lavoro, ma io credo che ci dia la possibilità di arricchire la nostra vita, no? di renderla sempre più appassionata, perché quando si riesce a portare la nostra passione nella vita di tutti i giorni, ci svegliamo al mattino e non vediamo l'ora di iniziare a dedicarci a quella cosa che ci sta appassionando così tanto. Nel mio caso è stata l'indagine del mistero, ma soprattutto il modo di ragionare che ha la scienza, ma potrebbe essere qualunque altra cosa, non ci sono limiti. La formula è proprio quella di ascoltarla, la passione, di darle ascolto indipendentemente da quelli che possono essere i pareri delle persone che ci stanno intorno, che potrebbero dire: ma dove vuoi andare con quella passione? Perché ho visto davvero nel corso della mia vita persone che hanno inseguito degli interessi che sembravano assurdi e poi sono diventate delle figure addirittura di caratura mondiale. E dunque vi invito a leggerle, spero che quello che ho imparato da Randy possa tornare utile anche a voi. Per ora noi ci fermiamo qui e ci ritroviamo venerdì prossimo con un nuovo episodio di Strane Storie. A presto! Volevo chiederle una cosa. Sentiamo. Lei è mai stato in uno zoo? In uno zoo? Sì, come spettatore, intendo. Lo immaginavo.